muovi a mettere sta cuffietta invece di giocare? Ti muovi a mettere sta cuffietta invece di giocare? E sì che te dovresti avere l'udito più sensibile. Già. Ciao a tutti, noi stiamo andando a Grosseto. Era troppo che non torno a Grosseto, quindi sono stra emozionata. Vuoi dire qualcosa, dai? Ciao. E poi? Sono stanca. Scusa, com'è che prima parlavi come una macchinetta, adesso basta? Mi sono stancata, ho parlato troppo. Siamo tornati dopo un po', la Carlotta non ha gareggiato per un po'. Oh, ma stai dormendo? Stanca. E niente, Carlotta ha la gara oggi, ha una gara al giorno, io l'ho deciso di domani. Quindi speriamo bene. E dovremmo essere quasi arrivati, che ora è Carlotta? Sì, vai, se lo giri, ma Carlotta. No. Giralo! Carlotta! Non ce la posso fare. Ma vedi che c'era una roba concentrata. Sì, sì, c'è la mela della Apple. La Carlotta è sempre uguale, non cambia mai. Che stai facendo? Ok, detto bene. Ciao a tutti, ecco la situa. La Carlotta si sta decidendo cosa mettersi. E l'altra volta stava piegando i vestiti, giusto Carlotta? Piegando. L'altra volta li stai piegando sull'altro coso. E stavolta stai ancora guardando i vestiti. L'altra volta ero in canottiera. Ma che mi ricordo io? Io sì mi ricordo. Ti parlo della pelle della sua parte. Che scema. Comunque la situa è che la nostra stanza è enorme. Aspetta, di qua c'è un letto, di qua c'è l'altro, lì in fondo c'è il bagno ed è enorme, siamo solo in due. Invitiamo qua anche Augusto, Carlotta? Sì. Ma no, dobbiamo andare noi nel loro hotel, perché noi siamo in un hotel fuori da tutti, cioè gli altri sono tutti in un hotel, sfigati. Grandissimi, sfigati noi o loro? Noi. Ovviamente noi. E quindi poi magari non domani sera andremo là. Cosa cazzo stai cercando? I pantaloni quelli che avevo deciso di portare per correre, non quelli lì. Ma... vi lascio, a dopo. Sir. Carlotta! Tutta la serie. Verso lì, non sbagli, vanno male, tre atleti in gara e la bella sta testa per adesso tra la statunitense e la russa. Vai Carlotta! Abbiamo preso di dare al pubblico sia tre di loro, sembra leggermente avvantaggiata un termo la statunitense che prova a sfruttare il ricambio della curva per la uscita. Su 400 e perché mi sentivo non so come dire, non ti sentivi bene? Non mi sentivo bene, avevo la pressione bassa, infatti mi hanno messo sulla barella, mi hanno misurato la pressione e mi hanno detto che ero anche disidratata perché qua fa un caldo della Madonna e siamo a Grosseto.
La gara era prestissimo perché oddio non puoi aprire la gara alle 9 e un quarto. Che sembra. Cioè sembra un orario normale, ma in realtà non lo è. Perché devi fare. Ti insegna a calcolare la courroom che erano 3/4 d'ora. E poi tutto il riscaldamento un'altra ora. Quindi sono. Quindi sono iniziato a scaldare tipo alle 7:30, no, prima. Mm-hmm. E questa qua si è svegliata alle 5:50. Perché lei si è mossa nel il cazzo che devo fare? Sono la statua. Cristo Dio, che realtà. Scusa se mi muovo, Mi sono svegliata, era per quel motivo che mi sono svegliata. Vabbè, cioè, ti ho detto un motivo. Allora non ho fatto rumore. No, non ho fatto rumore. Mossa, mi sono mossa, si è mossa, questa cazzo che mi sono mossa. Sei morta, già morta. Stanca, certo, stanca questa... perché la massaggiatrice. Tra l'altro, perché siamo lì, ci mettiamo tutta la massaggiatrice. Ah, e poi stasera facciamo party hard con gli altri. Party hard? Hanno mille letti là dentro, cioè non lo so. Hanno mille letti là dentro. Augusto no, non ha mille letti. Beh, mi lascio un posticino. Mi voglio la gara alle 10:22 però, quindi dal caso mi sveglio. Mezz'ora prima la corrum. No, 20 minuti. Ah, 20 minuti. Dai, da 10:22, 10 alle 9. Basta che sei in campo alle 9 circa. Ah, ok. Quindi mi sveglio alle 7. Siamo, perché dovete sapere che, cioè, non che si fa fatica, cioè perché ci sono tutti i calcoli dietro alle gare. Tipo la stessa destra che no, si è morta. Sei di volta Carlotta. Ma cos'è però? Non mi sei fuori con te. Ah! Ho capito che devi avere la massaggiatrice, ma non è che mi devi spaccare prima. Non posso aprire il massaggio io. Mi scrocchi la schiena. Bene, posso farmi scroccare la schiena? Sì, ma te la spacchi in due. No, devi girarti l'altra. No. Vabbè, ok, stiamo degenerando. Quindi questo è quanto e vi aggiorneremo stasera o domani o si vedrà. Bene. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. È domenica mattina e infatti siamo ancora in pigiama e volevamo aggiornarvi sulla situazione. La situazione è che ho la gamba sinistra pesante. Se non ti rulli questo, Dio. Ma adesso me lo rullo. Sì, adesso deve rullarsi, deve cambiarsi, deve farsi bella per il muretto. Ma che io sono deve... già bella, cosa ah, devo fare? Certo. Con la coda chilometrica. Chilometrica? Bella questa, mi mancava. Poi cosa che devi fare? E devi poi... bere coso. Non ti si vede a Cristo Dio, Carlotta. Cosa devo fare? Devo gareggiare, devo fare i sì? 200. Uh-huh. Mentre lei non farà un cazzo e starà a guardare. Devo fare l'intervista io. Vabbè, non fai fatica a fare l'intervista. No, durerà tipo 2 ore. Io ieri magari ho fatto i 100. Che, buona... è vicino al personale, però essendo che ho già fatto nel club italiano va bene così. E comunque tra poco andiamo a far colazione, poi andiamo al campo, poi dopo finite le gare torniamo qua, ce l'abbiamo e partiamo. Wow, che bel itinerario. Sì, Maro, non l'avrebbero mai immaginato, sai. Per dire qualcosa sono troppo silenzio. Siamo troppo ricoglionite dalla notte. Ah, ieri sera sì, siamo stati... che notte! Eh sì. Siamo andati a mangiare in un locale, cioè in un locale, in un posto tirolese, a Grosseto, sì, a Grosseto, che ero stata 6 anni fa alla mia prima gara qua a Grosseto. Ma la prima a Grosseto. E sono tornata là. Ed era figo come sempre. Ah, ho mangiato la pizza tipo dopo 3 mesi. Io ho visto con patatine fritte e una birretta. O anche la coca. No, la Pepsi, assolutamente. Meglio la Pepsi. Mi diranno tutti. Ah, oh, e poi siamo andati agli altri. Però sono tornate presto.
Questo qua che ci ha messo 2 ore per pettinarsi e farsi la perché coda. Ha i capelli impegnativi, chilometrici come dice lei. Ciao. Ho i capelli chilometrici. Aggiornamenti dopo. Attacca panni Alex. Oltre al fratello di Dani, sei anche attacca panni. Lascia stare. Poi faccio cadere. Wow, Alex ginnasta! Sei io stato pompato? A basket! Ho sentito birra! Ho sentito, hanno detto birra! Comunque è Veneto, speso il fondo. Eccolo qui. Ciao a tutti. Ciao. E siamo giunti al termine di questa gara. E siamo esausti. Perché te che hai fatto oggi, Carlottina cara? Personale nei 200. Oh, finalmente è arrivata una gara decente. Per il culo. Oh, deve essere una cosa positiva, eh. Sì. Io invece ho giusto dato solo 3 interviste, basta. Un'intervista che mi è durata un botto. E basta. Io l'ho scampata. Questa volta. E niente. Qui è tutto. E ci vediamo alle prossime cosine che farò tante cose. Ciao, saluta. Ciao. Ho fatto ciò con la mano. Ok, siamo per arrivare.